Ragazzi, buongiorno, bentornati nel canale. Oggi video un po' più leggero del solito, in cui vi porto con me alla scoperta dei colli iberici, insomma un po' di sentieri, ci facciamo un po' di tecnica e ci divertiamo. Oggi solo divertimento. Oggi giornata un po' uggiosa, però non dovremmo avere problemi di meteo e saliamo da Altavilla, più precisamente dalle piscine di Altavilla, e andiamo verso la pineta di Brendola. Sono 2 o 3 mesi addirittura che non vengo su qua, perché d'estate i iberici mountain bike sono infattibili per la quantità di insetti che c'è, purtroppo. Quindi ecco, coi primi tra virgolette freschi vediamo di tornare a frequentarli un po'. Ci entra in the wood. Speriamo che i sentieri non siano troppo chiusi, ma li vedo messi abbastanza bene. Anche il terreno non è male, sicuramente le piogge dei giorni scorsi hanno aiutato, quindi very good. Golf club, qui si gira a sinistra, sì, e da qua si prende una delle discese più belle, anche tecniche. Una volta c'era un enduro dei iberici, una gara di enduro, che passava proprio per di qua. Ok, let's go. Olè! Bei dislivelli, eh? Ma che paura mai avuti. Là. E qui c'è un museo all'aperto della guerra, praticamente. Ragazzi, come si può ben vedere, siamo in pineta Brendola, adesso imbocchiamo una delle discese più tecniche della zona, molto sassosa. Allacciatevi le cinture che si scende. Eccola, e via che si va. Vedete qua, è molto scassata e si esce nel toboga, che è questo pezzo qui, qui tornanti in pineta, bellissimo, tornanti che noi ovviamente taglieremo. Ora da qui andiamo a pigliarci il California Cation, che è uno dei sentieri, anche questo molto bello, scorrevole, con qualche scalino. Via, giù di qua. Mamma, si hanno messo a posto qua, che bravi! Una volta col cavolo che si faceva così. Uop. Devo dirvi la verità, sono a 1 ora e mezza e devo farne 4, e mi sa che l'ho preso un po' troppo gagliardo. Sto cominciando a accusare il colpo, sicuramente è un po' di stanchezza anche dei giorni scorsi, eh? Però tutto aiuta. Ora saliamo un po' e dopo rientriamo nel bosco, perché oggi c'è troppa gente in giro per i miei gusti, quindi evitiamo il traffico, dai.
E comunque sapete tutti, vero, che cosa c'è dopo la salita? La salita ancora. Non finisce più. Non finisce più. Comunque raga, sì, diciamo che non sto andando a memoria quei sentieri, e sto andando un po' a vista improvvisando, perché la mia memoria con i sentieri e le strade fa schifo. Però sto facendo tutte strade comunque nell'anello, tra virgolette anello, nel percorso dell'Alta Via dei Berici, e quindi sono tabellati e è impossibile perderci. E anche perché, insomma, voglio dire, abbiamo i potenti mezzi qui con le mappe, quindi sì, non ci si può perdere, insomma, ecco. Qui a destra sentiero non trovabile se non lo si conosce, qui ha un pezzo un po' bastardo che però abbiamo passato, non so neanche io come. Qui sembra che all'aria, in realtà frenare, la conosco, è stretta, questa è un po' come la parabolica di Monza al contrario. Là, e qua siamo già quasi nel California Kitchen. Qua, eccolo qua, si tiene la destra e ci siamo. Track fatto, siamo tornati in pineta. Si scende, si scende. Vediamo se riesco a intercettare. Una volta qui c'era una pista da downhill, tra virgolette, insomma c'erano bei salti così. Vediamo se riesco a intercettarla e se non è messa male la faccio, perché una volta mi ricordo meritava di brutto. Penso di averla trovata, sì, eccola qua. Hop. Bella, tutta piena di salti fatti bene. Con la bici, oh, ho rischiato di morire qua. Che cazzo è successo? In fondo, ragazzi, il video finisce qui. Ormai sono a casa di Altavilla e sono stanchino, direi. Faccio un po' di pianola per sciogliere la gamba e poi vado a mettere le gambe sotto la tavola, che quello è l'allenamento più bello secondo me. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e soprattutto iscrivetevi, che per voi è gratis e per me è una gran mano. Niente, dai, ci vediamo in un prossimo video. Ciao, raga.